Salterò! Il freno! Oh, il freno è questo, molto bene. Allora, i microfoni. Line in. Oh Gesù. Signorina, prova, prova. Prova, ma ho preso il microfono sbagliato forse. Così hai idea in senso. Scusa, mi sono. Oh, signore, la finite mi ammazzo io qua. Prova. Ehi là! Questo microfono funziona! Non ci arrivo. Non ci arrivi qua. Grande Fede. Vai. Allora, vai. Tento, non. Commento. Commento. Ciao a tutti. Sopravviverai. Ciao, io sono il nuovo cameraman di Giorgio Lambretti. Lambretta! Lambretta! Ci siamo. Arriviamo! Eila! Giorgio Lambretta! Prova, prova, prova! Per Lumarelli e sui campi! Per Barbara D'Urso! Mara, Mara, ci siamo! Mara, dove sei? Carola, 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 abbiamo Carola, appuntato ci siamo, Carola, 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 e chiamiamo qua anche intanto i prossimi concorrenti, abbiamo Ghidoli di prima E, Carola, 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 mi avete contattato Carola, Mara, porta pazienza, siamo in diretta, Carola, perché non è live. Grande mio nuovo cameraman, il mio nuovo cameraman. Carola, ci sei, Carola? Passiamo a Ghidoli, Ghidoli c'è? Oh, Ghidoli, che abbiamo visto la tua challenge, cara Ghidoli, con i bicchieri, sei stata eccezionale, tu hai fatto quella dei biscotti. Ah, perfetto, i biscotti. Signori, i biscotti, visto che abbiamo visto essere molto brava con i biscotti, ok? Ora lo farà con la crostatina! Molto bene, crostatina! Crostatina appena sfornata da madame... guardala lì! Cosa provi? Sei allergica alla marmellata! Non ce l'ha fatta! Non ce l'ha fatta! Mi spiace carissima, però hai guadagnato la merendina! Yeah! È al caco. Bene, chiamiamo qui il nostro amico. Carola, vieni, Carola. Bicchieri. Carola, dovete sapere che ci ha messo mezzo secondo per la challenge dei bicchieri. Carola, prego. La challenge dei bicchieri, perché sei stata lì, non sei pronta. Scala, Carola. Scala. Vai, Carola, 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 pronta, Carola, è emozionata, Carola, è tanto emozionata, Carola, mamma mia, Barbara, hai sentito, è emozionata, Carola. Ciao. Bene, comunque, Barbara, come mi vedi, mi trovo finalmente nei campi dell'Istituto Marelli della Scuola Media e c'è gente qui, ragazzi, bene, detto questo, brava Carola, tu vinci un bicchiere in ricordo della challenge che hai fatto. Solleva, fai vedere il bicchiere, fai vedere il bicchiere, molto bene, grande. Un applauso per Carola. Vediamo che nella prossima puntata la challenge e i protagonisti sarete voi, cari ragazzi. Quindi vi aspettiamo numerosi nella prossima puntata e i protagonisti sarete voi. Ciao Francesconi, e la nostra mascotte. Bene. Sei pronto? Che ripartiamo! Olè! Via, fuori, no, via, via! Andiamo, usciamo dall'altra parte! Vieni! Vai! Sono lento! Vai, vai! Sono molto simili al quiz, infatti, dottor Granita. Sì, allora, innanzitutto io volevo fare una prova pulsante. Ma questo da dove l'ha tirato fuori, scusi? Questo lo davano coi punti, fidati. Sì, ma non lo moglie Rosalia. Ma sai com'è, mia moglie Rosalia fa tante sorprese. Facciamo una prova pulsante prima di tutto. Allora, vediamo un po', professor Guerra.
Provi, senza schiacciarmi il dito. Funziona. Okay. Professor Roberti, provi anche lei. Funziona, ci siamo. Si vede che proprio siamo ridotti al budget. Allora, essenzialmente oggi appuntato il quiz è un po' simile a quello delle scorse settimane. Praticamente sarà un quiz musicale, io farò partire una canzone, se la regia mi dà una mano le sono grato, e essenzialmente il primo dei due che si prenota potrà rispondere dicendo il titolo della canzone. Ottimo. Se risponde correttamente prende 2 punti, se invece sbaglia dà la possibilità all'altro di rispondere, che se azzecca la risposta prende 1 solo punto, in caso di errore 0 punti. Ottimo. Io direi appuntato senza stare a giudicare, infatti sarà il dottor Granita in persona. Sicuramente. Dovete stare molto attenti perché ovviamente le basi che vi proponiamo sono sotto forma di karaoke, quindi voi dovete azzeccare sia la canzone cantandola e cantandola possibilmente sopra. Io appuntavo per non saperne leggere e scrivere, anche perché non ci ho capito niente, partirei. Però vediamo cosa succede. Allora Luigino, dammi una mano, prima canzone, appuntato, se lei mi dà l'ok possiamo partire. Allora partiamo con il brano numero 1, Play, chi è? Play, via, andato. Play. Attenzione, attimo puntato. Prego, si è prenotato il professor Roberti che stava già intonando. Prego, via. Non via. C'è nessuno che lo sa. Si dice. Mangi troppo. Non metta mai il cappotto. Vediamo se è giusta, vediamo. Ed è giustissima, ragazzi. Quindi 2 punti al professor Roberti. Perché la canzone. La canzone era Il coccodrillo come fa. Vediamo un po' se. Passiamo subito al secondo brano. Vediamo se recupera il professor Roberti. Vediamo, secondo brano. Pronti? Play. Questa è complicata, Aia, cicale, professor Roberti può ancora rispondere lei. Riparte è ripartita la canzone per lei. Vai. Attenzione, aspetti un attimo che qua gli occhiali mi danno noia. Mi dica, professor Roberti. Feliz Navidad. Vai, canti. Feliz Navidad. Prospero anno e felicità. Professore, auguri. Siamo già a Natale qua. Abbiamo iniziato il periodo di avvento, ma noi siamo già a Natale qua, ovviamente. Ci siamo. Attenzione. Se la memoria non mi inganna, quindi siamo a 3 punti per il prof Roberti e 0 prof Guerra. Mi cade sulle cicale. Sì, fatto prendere. È tutta una questione di ginocchia. Quello professor Guerra sulle ginocchia. Passiamo al terzo brano per voi. Quindi brano. Prof e dottor Granita, via la musica. Siamo pronti. Play. Terzo brano. Vogliamo dare un po' onore a un grande uomo. Diamo onore al grandissimo. Attenzione, appuntato, non si è prenotato nessuno. Ai. Ci dica lei la risposta perché ci sto ancora girando intorno. Ma come, ragazzi? È un amico come me, cantata da Gigi Proietti nel film Disney. Ragazzi, era bellissima. Questa era complicatissima, appuntato. Aladdin, bravo. Ho vinto qualche cosa? No. Ma io ho un punticino, professor Guerra, così. A me è l'unico che ha azzeccato. Un punto qua. L'ha puntato, giustamente. Per una volta con questo un punto. Cercare di tenere il 3-0. Allora, sì, assolutamente, prego. Siamo comunque 3-0, mi ma chiudo in difesa. Una passiamo alla nominare. Quarta domanda e quarto brano per voi. Pronti, via, play. È in onore al nostro momento, al nostro karaoke. Sto cercando di aiutarvi. Attenzione, il prof Guerra. Tutta la notte Guantanamera. Ho voglia di ballare un reggae in spiaggia. Ottimo! In onore del nostro karaoke, ragazzi. Karaoke Guantanamera, attenzione. No, di preciso. A Guantanamera. Vediamo, siamo 2-3, giusto? Assolutamente sì, ancora l'ultima, tutto in gioco. Ultima. Potrebbe diventare la decisiva anche. Assolutamente, ultima. Vediamo. Canzone numero 5, pronti? Lei! Via!
Vabbè, qua è in onore di un presidente. Attenzione, attenzione, attenzione. Perché ti amo. Na 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 na. Piano piano, stringimi forte e stammi più vicino. Don Presidente! Salutiamolo, grazie. Don Presidente! Attenzione, a lei dottor Granito per il punteggio. Il punteggio finale con i due punti guadagnati dal professor Roberti. Dichiariamo il professor Roberti vincitore di questo quiz show. Anche da Luigino, bravissimo. Ottimo. Lo sapeva da telenote canore. Quindi per sì, lei, per lei, professor Roberti, parte la sfida del raddoppia. Ma fermi lì. Oh, appuntato, aspetti un attimo, aspetti un attimo, aspetti che siamo arrivati, si fermi un attimo qua per cortesia, professor, guarda, tenga questo, cortesemente, sì, aspetti, si fermi un attimo che qua, e adesso non si preoccupi, ci penso io, non ti preoccupare, ci penso io, stia tranquillo. Cioè, mentre, anche in puntata devi fare ste figuracce. Dove va? Guarda, lasciamo perdere. Cioè, veramente il delirio oggi è il delirio. Non so come siamo riusciti a fare tutta sta roba. Oh, finalmente. Cos'è che... appuntato, adesso sì che la giornata. Cioè, questo è il bolide. Prego, questo arrivato, sarebbe è il bolide. Però cioè, noi tutto per sto favore, casino per pure questo. Oh, finalmente. Guardate lo smile, poi. Ce l'abbiamo fatto, finalmente. Nient'altro da caricare. Basta, siamo a posto, appuntato, ha visto che bolide, mamma mia. Mizza, che ha tutto sto casino per sto catorcio di roba. Finalmente, ho visto perché non abbiamo fatto la puntata in studio. Siamo stati bravissimi. Beh, insomma, bene, io sono prontissimo per la challenge adesso. Invece no. Devo fare la polenta? No, non si preoccupi. E invece no, caro Granita. Perché non a caso io ho salutato quel grandissimo uomo. Perché oggi la challenge la terrà Giorgio Lambretta. Challenge! Tocca a voi, ragazzi! Prova. Buon pomeriggio dal vostro Giorgione Lambrettone. Siamo qui, ahimè, per intervistare lo sconfitto della puntata di oggi. Eccolo qua, il professor Guerra. Ma professor Guerra, cosa mi combina? Mi cade così sulle risposte? Bene, che cosa hai sbagliato per perdere? Tutto, praticamente. No, ahimè. Quindi ha vinto il professor Roberti. Eh sì, onore al prof Roberti. Ahimè. Io lancio una sfida, vediamo se qualcuno riesce a fare peggio di me. Molto bene, secondo me ce ne saranno. Bene, grazie mille. Ecco, molto bene. Adesso passerei sui campi per la sfida al professor Roberti. Eccoci qua, siamo pronti per questi giochi ad acqua. Mi hanno detto di Mi ha detto lei giochi ad acqua, ci sarà da bagnarsi. Niente giochi ad acqua. Ah, monopattino. Subito! Allora, valletta, monopattino? Oh mio Dio! Buongiorno da Cinisello! Ma lei mi ricorda qualcuno, Dio mio! Ma chi? Ma non è vero, questo è suo, Lambretta! Arrivederci! Grazie, complimenti per la barba! Grazie. Molto bene, siamo qui, invito a entrare il vincitore, il professor Roberti, che nel frattempo si è vestito a tema. Ottimo, con questo mezzo, super equipaggiato, è all'ultima moda, guardi le ruote come sono aggressive. E adesso la invito a partire da inizio pista. Prego, venga col suo mezzo. Dovrà partire dall'inizio della pista e arrivare. Professor Roberti, obbedisca anche lei, per favore. Sia. Collabori. Visiera, perché le alte velocità aiutano. Allora, lei dovrà fare il percorso su questo slalom fino ad arrivare al fondo percorso. Ci dovrà impiegare 30 secondi. Giusti, è pronto? Giusti. È pronto? Non la sento. 30 giusti giusti? 30 giusti giusti, netti. Ci siamo? Pronti? Cosa fa? Lascia o raddoppia? Hanno un altro Triplico. Gioco, chiedo se triplica. Avanti! 3, 2, 1, via! Avanti, lo vediamo, lo slalom. Guardate l'aggressività di quest'uomo. Guardatelo, che gioventù siamo già. Dai, forza, professor Roberti, vediamo che gincane, che slalom, qua si vede che il professor Roberti va ad allenare tutte le sere con il monopattino, e vai, e spacca il secondo a 30!
la fa più, signori, non c'ha l'età. Ragazzi, siamo pronti a un nuovo consigliere. Dobbiamo fare la premiazione, però la premiazione la facciamo ora. Complimenti al professor Roberti che raddoppia il suo punteggio, lo abbiamo rianimato e va a 10. Ragazzi, ci possiamo permettere anche un premio. Ricky Cotillon per noi. Regaliamo primo premio New Joy Style. Parrucchieri, forse non è il più adatto. Non è più adatto, ma abbiamo sempre un secondo premio. Vince automobile Fiat nera. La trova pronta consegna già qua fuori. Chiavi in mano. Allora, per la chiave, professor Roberti, colpettino al vetro, chiama lo zio di Granita, gliela mette in moto in un batter d'occhio ed è sua. Va che è un portento, quasi ritirata da un mesetto dalla concessionario. Ma quella è la mia macchina! Bene, grazie appuntato, a voi studio! E niente ragazzi, vabbè, si è offeso. Ha deciso di non partecipare ai saluti, vabbè, il solito permaloso, ma voi state tranquilli, lo rivedremo sicuramente settimana prossima. Invece volevo fare i complimenti al professor Roberti, che ha totalizzato quindi ben 10 punti, andando direttamente in cima alla nostra top 5 in compagnia della professoressa Crimella. Ragazzi, settimana prossima una puntata specialissima, proprio perché sarete voi! Voi, cari alunni, a tentare di raggiungere la vetta della nostra top 5. Avete capito bene? La primissima puntata in compagnia degli alunni, signori. Questo è The Live Show. Ah, e ricordatevi, mettete tanti like al nostro video, tanti like.